benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento di Virtual Studium, il progetto di divulgazione online dell'Università di Siena. Io sono Valeria di Uredio e questo progetto appunto nasce dalla collaborazione tra Unisiena Campus, Uredio e Ciclomaggio. Oggi andremo a parlare del riparto delle competenze tra Stato e Regioni in un contesto di difficoltà, di necessità e urgenza come quello attuale, insieme alla professoressa di diritto pubblico Elena Bitti. Aspettiamo che si colleghi. Nel frattempo vi invito a lasciare nella sezione commenti dei feedback e anche delle domande, a tema a cui la nostra professoressa risponderà più che volentieri. Attendiamo un secondo. Vi ricordo nel frattempo che gli appuntamenti con Virtual Studium sono quotidiani, quindi tutti i giorni a quest'ora potete seguire i vari appuntamenti che si tengono con i vari professori della nostra università. Riproviamo a inviare la richiesta. Eccoci qua. Professoressa, mi sente? Sì, la sento benissimo. Ok, benvenuta. Benvenuta. Grazie dell'invito. Grazie a lei per aver accettato. Mi sentite bene? Sì. Io sì. Io sì. Perfetto. Perfetto. Allora, cominciamo. Oggi parleremo delle competenze tra lo Stato e le Regioni. Trovano come fonte principale il testo costituzionale, ma questo modello qual è? Allora, parlare del modello costituzionale in materia di rapporti Stato-Regione è una domanda molto complessa, cercherò di essere molto sintetica. Quando si parla di modello di competenze Stato-Regione, ovviamente il primo punto di riferimento è la Carta Costituzionale. Però, come sapete, nella Carta Costituzionale ci sono scritte le competenze, ma è stata modificata in più occasioni, in particolare per quanto riguarda il rapporto Stato-Regioni nel 2001. Poi si è cercato di rimodificare questa ripartizione di competenza, ma sono fallite le riforme costituzionali, una nel 2016, il referendum prima nel 2006, per cui il modello attualmente vigente, quello che applichiamo, non è quello dei padri costituenti del 48, ma è del 2001. Nel modello del 2001 ovviamente sono state potenziate le competenze delle regioni e in materia, per quello che ci riguarda con riferimento alla pandemia, la materia che ci interessa è la tutela della salute. E questa materia com'è? È una materia concorrente, la competenza è concorrente. Cosa vuol dire? Perché questo poi ci fa capire i rapporti tra Stato e Regione e chi fa cosa. La competenza concorrente vuol dire che lo Stato deve fissare i principi fondamentali della materia, tutela della salute. Poi le regioni devono intervenire con le normative, si dice, di dettaglio, cioè sulla scia dei principi fondamentali. Quindi, in parole povere, devono sottostare ai principi fissati dallo Stato. Il problema che si è verificato è che lo Stato non aveva ancora adottato una normativa di principio in materia di tutela della salute specificamente per l'emergenza sanitaria. Cioè abbiamo ancora una normativa che è del 78, quella sul Servizio Sanitario Nazionale, che diciamo non ha una chiara disciplina dei rapporti Stato-Regioni in materia di emergenze sanitarie. E per chiudere con la domanda che mi ha fatto, l'altra norma che dobbiamo tenere in considerazione
è un altro articolo della Costituzione, l'articolo 120. Perché ci interessa? Perché questo articolo consente al governo centrale di sostituirsi alle regioni proprio di fronte nel caso di emergenza come quella che stiamo vivendo. E quindi questo cosa vuol dire? Che lo Stato può sostituirsi dopo aver cercato un'intesa con le regioni, però se anche non trova un accordo, lo Stato ha la responsabilità di adottare una decisione unitaria per far fronte a questa emergenza e quindi salvare gli interessi supremi della nazione. Ovviamente poi l'ultima norma molto importante che va considerata è l'articolo 5, il nostro principio fondamentale: l'Italia è una e indivisibile e riconosce e promuove le autonomie. Questo come modello costituzionale. Ok, con specifico riferimento all'emergenza, esattamente che cosa è accaduto? Chi è che avrebbe dovuto attivarsi prima e non l'ha fatto e viceversa? Allora, con l'emergenza cosa è accaduto? Ovviamente siamo di fronte all'emergenza, non una situazione di normalità, è molto difficile capire bene quali devono essere le azioni da intraprendere, soprattutto all'inizio di una pandemia. Ovviamente, come ho detto, mancava, e questo ce ne siamo resi conto e l'ha sottolineato ad esempio Gaetano Silvestri, è stato presidente della Corte Costituzionale, mancava questa legge che avesse disciplinato i principi per ripartire, insomma, per individuare le competenze chiare tra Stato e Regione, perché questa legge del 78 sul servizio sanitario non era adeguata. Spesso abbiamo sentito dire anche da dei miei amici medici che il modello di Stato regionale è fallito, cioè non era adeguato a fronteggiare l'emergenza e si è dato la colpa alle regioni e quindi si parla di necessità di ricentralizzare le competenze nello Stato per il futuro. Quindi voglio chiarire subito una cosa con l'emergenza. Non dimentichiamoci una cosa che non ho sottolineato, è che è vero che la ripartizione, la competenza è concorrente, però lo Stato, il nostro modello di Costituzione, prevede che lo Stato deve determinare i livelli essenziali delle prestazioni, anche in materia sanitaria. Questo che vuol dire? Che deve dettare una normativa standard minimo per tutto il territorio nazionale. E proprio con riferimento all'emergenza, ad esempio, il numero minimo di posti letti in terapia intensiva lo deve fissare lo Stato, il numero minimo di posti letto, com'è lo Stato che è competente a stabilire annualmente l'ammontare di finanziamento da devolgere alle regioni in materia di sanità. Quindi è vero, siamo in uno Stato regionale, però lo Stato ha ancora molte competenze. Allora lo Stato cosa ha fatto appena si è verificata questa pandemia? Inizialmente i primi decreti legge, su cui avete già parlato, dei quali con il professor Bizzioli, avevano valorizzato le ordinanze comunali, cioè ogni comune doveva cercare di affrontare alla luce delle esigenze del suo territorio la pandemia. C'era stato maggiore affidamento di un ruolo attivo ai comuni. Con i decreti legge ovviamente che noi conosciamo del marzo, in particolare per arrivare al dunque l'ultimo, quello del fine marzo, 25 marzo, abbiamo riaccentrato le competenze. Quindi di fronte all'emergenza è cambiata ovviamente la situazione, lo Stato ha visto che progredendo la pandemia doveva accentrare le competenze. In sintesi, alle regioni cos'è rimasto? Le regioni possono, alla luce di questo decreto legge, sempre muovendosi all'interno dei paletti fissati dallo Stato, magari introdurre, se c'è bisogno, misure più restrittive, sempre con riferimento al proprio territorio, parti del territorio, e sempre, ci ha detto lo Stato, che non intacchino le attività produttive o le grandi attività, diciamo, strategiche del Paese. Lo stesso per i comuni. Mentre prima, a fine febbraio, era stato affidato un potere di intervento maggiore, ovviamente lo Stato ha riaccentrato, e quindi se il Comune adotta un'ordinanza che contrasta con le normative statali è priva di efficacia. Certo. Questo è quello che è successo in sintesi, okay, come normativa di fronte alla pandemia.
Quindi abbiamo visto come qui lo Stato ha tentato di riaccentrare i poteri e le sue funzioni, quindi un eventuale modello federale sarebbe stato meno efficace rispetto al nostro? O il contrario? Sono modelli diversi, magari ci si può anche soffermare se si prende come parametro quello degli Stati Uniti, tipico Stato federale. Ovviamente il modello è diverso nello Stato regionale, secondo me ha funzionato con certe ovviamente peculiarità, però ha funzionato bene. Negli Stati Uniti il modello è diverso perché pensiamo a ieri, dai dati ci sono 300.000 contagiati e 45.000 morti. Nonostante questo il governatore della Georgia ha detto che vorrà aprire quelle attività che invece sono altamente rischiose, palestre, centri estetici e quant'altro. Vedremo anche in quel caso però il presidente, se c'è un'emergenza, che poteri adotterà il presidente degli Stati Uniti. Il modello italiano, come mi diceva lei, è diverso, è un modello regionale, quindi lo Stato ha le competenze già di fissare dei paletti e se c'è un'emergenza anche può sostituirsi, come vi ho detto, anche a quelle competenze attribuite dalla Costituzione alle regioni. Okay. Quindi c'è questa possibilità. Le faccio una domanda che viene direttamente dal pubblico, perché Baran Mattia ci chiede se questo non può andare non può risultare un sistema che lascia spazi per certe forme di disordine o incomprensioni. Allora, qui ci sono due modelli di riferimento, cioè chi ama più un modello maggiormente accentrato. Diceva Madison, non sempre piccolo e bello, chi invece preferisce una maggiore articolazione territoriale. Nel nostro Stato regionale abbiamo visto che le regioni, di fronte all'emergenza sanitaria, alla luce anche delle peculiarità del proprio territorio, hanno perseguito politiche diverse. Pensiamo al Veneto, ora non voglio dare un giudizio sui modelli sanitari e sull'attività dei singoli operatori sanitari, però per pensare a modelli il Veneto ha preferito, ovviamente, grazie anche al loro background di una forte competenza epidemiologica, all'Università di Padova ha aiutato, di perseguire un modello di effettuare insomma dei tamponi in maniera incisiva, e questo ha dato dei buoni risultati. Quindi altre regioni, un altro modello, pensa all'Emilia, il commissario ad acta ha invece preferito l'Emilia Romagna con un commissario ad acta attribuire una figura competente, al dottor Venturi, competente proprio in materia, l'organizzazione dell'emergenza a fronteggiare. Addirittura la Sardegna, che è una regione a statuto speciale, ha rinunciato alle sue forme di autonomia e ha preferito, anche prima del decreto legge più recente, quello di fine marzo, chiedere al Ministero delle Infrastrutture e della Salute delle misure di contenimento della circolazione sul proprio territorio. Questo per rispondere, non si va verso delle derive, cioè il nostro modello, se si fa funzionare il nostro modello costituzionale, se gli attori politici lo fanno funzionare, è un modello che può dare anche dei buoni risultati, perché la diversificazione ci hanno insegnato sempre, in particolare dagli anni 90, la sussidiarietà, la diversificazione è un valore aggiunto, sempre con le clausole di flessibilità, con la possibilità per lo Stato di sostituirsi nei momenti che il livello minore non riesce a fronteggiare l'emergenza. Ok, quindi sempre da come ci scrivono tra i commenti, non c'è il rischio di creare un'Italia a due velocità, proprio perché comunque lo Stato rimane il dominus in tutto questo, la competenza delle regioni è comunque controllata, oppure no? Appunto, questo ce lo siamo sempre detti anche in periodi non ed emergenza, se c'era un'Italia a due velocità. Quello che dicevo prima, non dimentichiamoci che abbiamo i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, che hanno competenza esclusiva statale, quindi lo Stato deve garantire uno standard minimo efficace di tutela su tutto il territorio nazionale.
Questo non vuol dire che ci possono essere delle eccellenze, delle regioni che magari danno prestazioni meno efficaci, efficienti, però questo lo Stato deve sempre, anche quando la mala sanità, come si dice, c'è sempre lo Stato anche a fronte di un buco, di un deficit, che interviene perché deve garantire comunque il livello in quella regione, anche se la sanità va male. E a proposito di minore efficienza, ci sono stati dei veri e propri casi critici durante questa emergenza? Ci sono stati tantissimi casi, a prescindere poi dalla criticità delle singole aziende sanitarie, non posso entrare nel merito a valutarlo, però spesso proprio nei rapporti tra Stato e Regioni, quello che valutiamo noi, insomma chi fa cosa, inizialmente ci sono stati degli atteggiamenti anche eccessivamente prudenziali da parte di alcuni comuni. Penso addirittura al primo caso del comune di Ischia, che ancora prima del primo decreto legge nazionale che ha introdotto delle misure di contenimento, aveva impedito con questa ordinanza l'accesso all'isola a tutti i cittadini, a certe classi di cittadini che venivano dalle zone, diciamo, maggiormente contagiate. Ovviamente non lo potevano fare, è stato annullato dal prefetto di Napoli. Oppure un altro caso evidente di eccessiva anche, diciamo, intervento da parte dei sindaci in contrasto alla normativa nazionale, pensate all'ordinanza del 5 aprile del sindaco di Messina, l'abbiamo visto tutti, cioè avevano richiesto in quel caso l'obbligo di registrazione presso un sito del comune 48 ore prima, e alla luce di questo negare o meno l'accesso all'isola. Anche in quel caso è intervenuto il ministro degli interni, hanno sentito il parere del Consiglio di Stato e l'organo di consulenza del governo e hanno annullato questo provvedimento. Perché una cosa che voglio sottolineare è che, proprio per tornare ai casi critici, non si può in alcun modo nel nostro paese impedire la circolazione tra regione e regione. La legislazione della circolazione sul territorio nazionale è una legislazione che, per dettato della Costituzione, è una legislazione statale. Quindi, a volte ci sono stati dei casi critici, proprio per conflitto tra i vari enti, locale, statale, regione e quant'altro. Però a volte i casi critici sono dovuti alla difficoltà di fronteggiare l'emergenza, alla difficoltà di capire le norme che si applicavano. Pensate voi alle difficoltà anche a volte, se si guarda il sito del governo, quelle domande più frequenti e le risposte che vengono date. A volte ci sono incongruenze nelle risposte stesse. Quindi l'operatore che deve sapere se aprire o meno un'attività, a volte non sa neppure, non ha ben chiaro cosa può fare. Cosa non può fare se rischia una sanzione. Queste sono difficoltà operative inevitabili in un momento di emergenza. Ok, quindi diciamo che una volta passato questo famoso 4 maggio, ad esempio, no, i vari studenti fuori sede che sono rimasti bloccati a Siena saranno liberi di tornare nei paesi di Dipende residenza. quale sarà la normativa che adotterà lo Stato. Cioè, ovviamente non può, ripeto, non può la Regione disciplinare magari il divieto d'ingresso sul proprio territorio se non c'è una normativa statale che permette a quella Regione, alla luce delle peculiarità magari di quel territorio, di poter articolare l'intervento con misure più restrittive. Lo potrà fare la Regione se ci sarà una norma statale che permette di far questo. Ok, passando invece ora al dopo questo periodo di emergenza. Allora, abbiamo una domanda sempre da Samuele Fraioli che chiede se è previsto un percorso legislativo per andare a modificare ulteriormente, come già è successo nel 2001, i rapporti Stato-Regione, quindi andando a modificare, a smussare questi equilibri di cui abbiamo parlato fino ad ora. O appunto questo modello si è rivelato efficiente e non si sente questa necessità. Ma qui dipende, ci sono varie opinioni, sia tra gli esperti, tra i costituzionalisti e poi soprattutto anche poi il popolo che è sovrano quando viene chiamato a valutare una riforma costituzionale. Abbiamo visto nel 2001 in massa votammo a favore per questa riforma costituzionale che garantiva una maggiore autonomia alle regioni.
Poi le riforme che invece hanno, magari andavano verso la direzione, come ci dice questo studente, ci chiede appunto se inizierà un percorso di maggiore accentramento, di modifica del testo della Costituzione. Le riforme fino adesso sono andate verso una modifica del testo della Costituzione, anche se erano riforme ampie, quindi magari l'elettore ha votato no al referendum, nel complesso, ovviamente non riferito alle singole parti relative alle regioni. Fino adesso il referendum del 2001 ha sancito, diciamo, la permanenza di quella riforma che andava verso una maggiore autonomia. Può darsi che si valuterà eventuali riforme, però ecco, quello che mi sento di dire io personalmente è che come è articolato il modello in Costituzione, permette comunque, come vi ho detto, gli strumenti di potere sostitutivo dello Stato. Io non andrei verso un maggiore accentramento, farei funzionare questo modello di Stato regionale, che in alcuni casi mi sembra ha funzionato bene se attuato. Ok, invece senza andare a modificare direttamente la Costituzione, è possibile per le regioni andare, una volta che lo Stato avrà, come dire, allentato il tiro, mantenere delle misure restrittive? Allora, le regioni, anche ora se pensiamo alla normativa come è prevista, cioè si prevede una normativa statale che dice che se c'è esigenza per i territori interessati introdurre maggiore norme restrittive. Ripeto, se non c'è la norma statale che permette misure più restrittive, tanto più che tutto ciò che riguarda libertà personale, libertà di circolazione e soggiorno, neppure con legge dello Stato si può autorizzare le regioni a limitare queste libertà, perché sono competenze statali, occorre una normativa statale. Quindi le misure restrittive, come vi ho detto, si devono comunque muovere all'interno di quelli che sono i paletti fissati dallo Stato, che può ovviamente, a seconda delle esigenze che fa sorgere la pandemia, magari permettere ad alcune regioni di mantenere misure più restrittive ed altre no, questa alla luce dell'emergenza sanitaria. Però è lo Stato, ripeto, non è la regione che può autonomamente perseguire una strada in contrasto con quelle che sono i principi fissati dalla norma statale. Ok, e immagino lo stesso valga non di più anche per l'ente comune, cioè per i comuni e le città metropolitane, insomma. Certo, sì. Perfetto. Ok, io non ho altre domande, dai commenti neanche ne leggo altre, quindi direi che possiamo lasciarci. Perfetto. La ringrazio e grazie ancora. Grazie a lei. Arrivederci. Arrivederci.